Ragazze, oggi review del fondotinta Active Live di Pupa. Chi già mi conosce l'avrà sicuramente già visto nei miei video, ma su questo prodotto ricevo tantissime domande, quindi iniziamo subito con la recensione. Questo fondotinta viene descritto come fondotinta attivatore di luce pelle perfetta oil free. Per quanto riguarda il packaging, è contenuto in questa boccetta di vetro, comunque abbastanza duro e resistente. Per cui anche se vi cade per terra, almeno che non vi cade in un modo molto brusco, è difficile che si rompa. È presente la pompetta in plastica che consente una miglior erogazione del prodotto e per me è molto comoda. Il contenuto al suo interno è di 30 ml e ha un PAO di 12 mesi. Esiste in diverse colorazioni, penso che siano più o meno una decina. Io esattamente ho la colorazione 010, che è una abbastanza chiara sottotono rosato. È molto fluido ed è anche molto leggero, per questo non si sente per niente sulla pelle, non si sente quella sensazione di mascherone, infatti poi l'effetto è abbastanza naturale, ha una copertura bassa media. E non è indicato per chi ha molte imperfezioni, ma per chi ha solo qualche imperfezione o rossori da coprire e così via. Inoltre nella scatolina leggiamo che questo fondotinta è un attivatore di luce, ovvero promette di dare un velo di luminosità al viso. Sinceramente non ho riscontrato tutta questa luminosità, soprattutto perché sono abituata a un altro tipo di fondotinta, al Tint Miracle di Lancôme, che quello là è veramente illuminante. Questo qua dà una leggera luminosità che poi nel momento in cui si applica la cipria comunque scompare. Personalmente preferisco stenderlo con le mani, ho provato diversi metodi ma è quello più veloce, più naturale, sembra quasi... C'è da dire però che una volta applicato tende un po' ad ossidarsi, quindi piuttosto prendete una colorazione leggermente più chiara. Per quanto riguarda la durata invece non è molto alta, però d'altronde si tratta sempre di un fondotinta... di una fascia media economica, perché costa dai 16 ai 20 euro in base al posto in cui lo comprate. Io l'ho preso alla Gardenia e penso di averlo pagato sui 18-20 euro. Per quanto riguarda, magari ci sono altri fondotinta come quelli di Make Up For Ever che costano 40 euro, però quelli là mi durano tutta la giornata. In fin dei conti, cosa ne penso di questo fondotinta? Per me questo fondotinta è promosso. Perché? Perché lo uso per tutti i giorni, quindi quando devo andare a lavorare, quando devo andare, che ne so, a fare la spesa, devo uscire, non per le occasioni speciali o per le occasioni in cui mi serve una durata di, non so, 12-20 ore, assolutamente no, ma per la vita quotidiana, per tutti i giorni, perché non lo sento sulla pelle, cosa molto importante, non mi procura brufoli, imperfezioni, non mi peggiora la pelle. Ho notato che con altri fondotinta, anche come quelli più costosi, dopo due giorni che li metto già vedo la pelle completamente cambiata, piena di punti neri, brufoli, imperfezioni, grigia, spenta. Questo non me lo fa assolutamente, è una cosa di cui sono contentissima, quindi non lo sento, mi uniforma leggermente l'incarnato, non mi procura brufoli. Dura poche ore, però in fin dei conti tutti quei pregi vanno a smorzare, a mettere in secondo piano la durata. Però a me non interessa perché solitamente io non sto quasi mai in giro dalla mattina alla sera, e anche se si tratta di un'occasione importante passo direttamente a un altro fondotinta. So che questo... Fatemi sapere nei commenti invece cosa ne pensate voi e vi lascio successivamente il video dell'applicazione. Un bacio! Ciao!